Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata della Corea che vuoi tu, dove sei proprio tu a scegliere cosa visitare grazie ai sondaggi nella pagina dell'Istituto Culturale Coreano su Instagram. Dove siamo oggi, Bora? Oggi siamo a Insadong ed è una zona abbastanza famosa per i souvenir. Per i souvenir, per i negozi di artisti, per l'handmade, è una zona molto bella. Oggi faremo il kimjang, che sarebbe l'atto per fare il kimchi. E poi andremo al mercato, al Gwangjang-sidang, a mangiare un po' di street food. La puntata di oggi sarà proprio dedicata al cibo, dal kimchi allo street food. E ovviamente cibo tradizionale, mercato tradizionale, quartiere tradizionale. Quindi andiamo a dare un'occhiata. In Corea è una cosa proprio seria fare il kimchi a casa. Poi di solito si fa dicembre, prima che faccia tanto freddo, perché da quanto ne so, diciamo che tanto tempo fa non c'era il frigorifero, quindi preparavano il kimchi a valangate proprio, per poi sotterrarlo sotto la neve, insomma. Sì, per metterlo nella neve, così poi si mantiene freddo. E se ne prepara tantissimo, tipo 100 kg di kimchi, perché poi si mangerà per tutto l'anno. Ricordiamo che anche in Corea i coreani hanno sempre un elettrodomestico che noi non abbiamo, che è il frigorifero apposito per il kimchi. Esatto. Quindi immaginate quanto ne viene prodotto, diciamo, da una famiglia. Eccoci arrivati al museo del kimchi, davanti al museo del kimchi. Non vedo l'ora di farlo, sto kimchi. Sì. Andiamo subito a vedere come si fa. Annyeonghaseyo. Kimchi쪽으로 좀 가보시면은 이제 보시면은 이제 김치는 여기 삼국시대부터 우리나라 사람들은 김치를 먹었다라는 기록을 찾아볼 수가 있어요. 그래서 이제 옛날에는 근데 이렇게 지금 모양의 사람들이 딱 김치면 빨간색 통백 김치, 고춧가루가 들어간 걸 생각을 하잖아요. 옛날에는 고춧가루가 없었기 때문에 간장, 된장, 소금, 식초 이런 것들을 절여서 먹었다고 해요. 김치도 옛날에는 김치가 아니라 짠지라고 했다가 뭐 팀채, 딤채, 김치, 김치 이렇게 해가지고 김치라는 단어를 쓰게 된 거예요. 네, 조선시대 중기에 가서 임진왜란이라는 이제 전쟁이 있었는데 그때를 기점으로 해서 우리나라에 고춧가루가 들어왔어요. 처음에 고춧가루가 이제 맵기 때문에 뭐 폭탄 이런 걸 만드는데 주로 쓰이는 화약의 원료로 쓰였다고 해요. 근데 그러다가 이제 가뭄이 들면서 엄청나게 이제 사람들이 먹을 것이 없어지게 되면서 소금을 구하기가 힘들어지고 그렇게 되면서 이제 그 고추를 삭혀가지고 김치에 넣어서 먹어봤더니 훨씬 더 감칠맛이 나고 맛이 있어져서 그때부터 이제 고추에 넣어가지고 고추를 김치에 넣어서 먹기 시작했다고 하고 여기에서 이제 디지털 기기로 게임을 해볼 수가 있어요. 빨간 김치 만드는 걸 한번 해볼게요. 어떻게 하는 거예요? 기다려주시면은 지금 이제 소금물을 이렇게 만들고 있어요. 실제로 만들어보지 않는 사람들도 게임을 통해서 대충 어떻게 하는 건지 생각해주시면 자료를 하나씩 깍다기는 거를 양념 소가 만들어졌으면 이제 배추에다가 넣어야겠죠? 대충 이제 뭔가 어떻게 하는 건지 알 수 있는 아시겠죠? 우리나라에서만 유독 이렇게 그 발효 음식이 많이 성장을 할 수 있었던 이유 중에 하나가 옛날에 우리 주방에서는 이렇게 보시는 아궁이라는 거를 사용을 했어요. 이 아궁이를 통해서 이제 음식을 하는 것뿐만이 아니라 그 집의 온도를 따뜻하게 하는 온도 불태우기까지 같이 했었거든요. 이렇게 안 되지? 됐다. 두 명이서 해야 되는 거구나. 이제 지역별로 이제 유명했던 그런 음식, 김치들을 저희가 이렇게 모형으로 만들어 놓은 거예요. 옛날에는 냉장고가 없었기 때문에 이렇게 땅속에다가 김치를 묻어서 보관을 했거든요. 여름에도요? 네, 여름에 오히려 땅속이 시원하기 때문에 여기 안에다가는 김치를 넣고요. 여기에는 물을 넣어요. 그러면은 여름에 덥기 때문에 시원한 물을 넣으면은 얘가 이제 얘를 김치가 좀 시원하게 보관이 될 수 있는 그런 역할을 했다고 해요. 김치가 발효 음식이기 때문에 김치 1g에는 1억 마리의 유산균이 있다고 해요. 그래서 여기 이제 앞에 보는 김 프로젝터에서 살아있는 유산균 영상으로 보시면 될 것 같고요.
그런 거 보시면 김치 냉장고에 그런 느낌을 받으실 수가 있을 거예요. 오, 우와. 이제 다양하게 실물로 만들어놨다고요. 아, 이거 진짜예요? 네, 진짜예요. 아. 네. Adesso metteremo il kimchi in questo contenitore dove può stare anche per mesi, ovviamente. E la cosa bella appunto di questa esperienza è che ti porti il tuo kimchi a casa. Sì. È una cosa bellissima. Oh, yay! Abbiamo fatto il kimchi! Comunque sembra bellissimo, buonissimo, e a me è venuta troppa fame. Vero? Comunque è stato divertente farlo. Mm-hmm. Cioè io non avevo fatto mai questo kimchi qua, avevo fatto solo quello di cavolo. E anche questo è un metodo diverso, è stato divertente. Tra l'altro è uno dei miei preferiti. Quindi adoro questo. Adesso ci è venuta fame però. Adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare qualcosa, magari proviamo ad accompagnarlo col nostro kimchi. Andiamo. Eccoci qui, abbiamo fatto il kimchi e adesso dove siamo? Ora siamo al Kwanzhan Shizang, che sarebbe un mercato che giornaliero, diciamo che sta qui tutti i giorni, non si sposta. E ora andiamo a vedere che è diviso in sezioni, questa sì. È la sua particolarità. Tra l'altro è il primo mercato che è giornaliero. Prima del Kwanzhan Shizang tutti i mercati a Seoul erano appunto divisi per giorni, sì, cioè lunedì, anche un po' in Italia c'è questa cosa, mentre questo qui è il primo che appunto è ogni giorno aperto. Andiamo a vedere cosa c'è dentro? Andiamo. Tanta gente. Allora, questa parte è quella più dedicata ai vestiti, sembra. Esatto. Pigiami. E fanno anche gli hanbok su misura. Sì, è vero. Qui. Infatti qua vedi un po' di hanbok, piccoli per bambini, per adulti. Tu vieni spesso? Io ogni tanto per i tessuti. Perché sì. Qua c'è anche la zona tessuti e io per il mio mestiere vado. Esatto. Esatto. Questa è una zona o comunque un mercato molto turistico e proprio per quello nelle zone più turistiche di Seoul ci sono di solito le guide addirittura per i turisti che parlano inglese. Di solito sono vestiti di rosso e ti aiutano, potete chiedere informazioni in qualsiasi momento e sono molto disponibili. Comunque dai, un hanbok per bambino così, 50.000 won. Carino. Carino. Sì. Già, siamo arrivati in una zona un po' più da cibo. Come possiamo vedere c'è la pescheria. A te piace il granchio in salsa di soia? Io ci muoio. Io è la mia cosa preferita. Io lo prendo di solito online, però sì, deve essere molto buono. Bora, lo sai cosa vendono in questa piccola viuzza? Tartar di manzo, vedo. Solo quello. Solo tartar di manzo e frattaglie varie. Uh-huh. Cioè, ci sono tipo 10 ristoranti che vendono solo quello. Perché in Corea poi funziona così, no? È tutto per quartiere, per la zona che fa solo quello. Uh-huh. E anche dentro il mercato ci sono i quartierini. Quindi mettono il tuorlo al centro. Esatto. E
E poi si mischia. Sì, lo mischi con la carne e lo mangi. Esatto. Poi tra l'altro qui possiamo vedere anche il sannacci, che dovrebbe essere il polpo, quello che si muove. Quello fresco. Ancora. Sì, è fresco, sì. È tagliato e i pezzettini di polpo si muovono. Fa un po' impressione, sì. Però è buono. Sì, è buonissimo, state attenti però quando dovete masticarlo molto, sennò si attacca alla gola. Qui siamo già inoltrati, quindi nella zona cibo, e vendono tantissimi contorni, i cosiddetti... Fanchan, esatto. E qui abbiamo un esempio con la signora bellissima, che come potete vedere sono tutti rossi perché sono piccanti di solito, esatto. Molti dei fanchan sono piccanti. Anche perché i fanchan di solito vengono fatti tipo a montagne, sì, e tantissimi. Poi vengono conservati nel frigorifero, quindi devono essere salate, piccanti, mm-hmm, oppure sotto aceto. E guarda, ve lo fa pure assaggiare, vediamo. Guardate, questo è polpo. È polpo nella salsa di aglio e cos'è, peperoncino immagino. Buono, buono. No, ma che ne ho? Wow. Ma cansamino. Questo invece è il granchio. È il granchio, guardate, è un mini granchio. E io ormai adesso ho. Wow. Questo posto ha 58 anni, cioè poi qui da 58 dalla anni. Dalla madre alla figlia, vedi. Guarda, la foto? Non c'è la foto, wow. Poi c'è Ottongo, c'è rimane in pallina, io. Azzica, io sono io. Oh, quello al polpo, sì. Da me, canciangheta, io sono il punto, un maggio, c'è la papeta sotto. Ah, c'è, oh, io che so, io, wow. Adesso entriamo proprio nella parte dei ristorantini, proprio di cibo che si può mangiare proprio adesso. Già all'entrata ci sono i pindettoc, che sono cosa sono? Sono delle torte, non delle torte, delle pancake di fagioli, sì, bianchi, sì, che si mangiano di solito quando piove, no? Col Macaulay ci stanno, sì, bene. Dicono che il suono della frittura, esatto, è simile alla pioggia. Esatto. E li fanno proprio qui davanti, quindi se li danno freschi freschi o caldi caldi. Mettono a mollo il fagiolo bianco. Mette in questa pietra che gira, uh-huh, e schiaccia, che schiaccia i fagioli. Lo impastano per poi friggerlo. Non so, in Italia, in Corea adoro mangiare le cose calde al freddo. Sì. Soprattutto i cibi di strada in coreano, che sono stagionali. Appena comincia a fare un po' di freddo vendono tutte quelle cose bollenti. Allora, non è intanto un sapore forte, e di solito si può anche mangiare con la salsa di soia, così viene anche un pochettino più salato. Sanno di polpette di soia, però dentro c'è la carne, è questo. A me invece sa più di tipo una frittata, la cipolla e poi la carne anche dentro. Più o meno è quello il sapore, sì. Tipo una frittata, lo possiamo immaginare. Quanto è costato? 6.000? 6.000 won? Due di questi in realtà, ero considerato come uno, però vabbè, 2.000 won. La parte del cibo pure è divisa in sezioni. Cioè anche dentro la sezione ci sono le sezioni. Esatto. Diciamo qua è la parte carne più i tteokbokki e i kimbap. Adesso ci inoltriamo nella zona dei mandu. C'è la zona mandu e bibimbap, quindi ci sono tutte queste montagne di contorni, di verdure, sì, che si mischiano poi nel bibimbap. Ok, allora abbiamo trovato il nostro posto, c'è la signora che fa i mandu, quindi io li voglio proprio quei mandu che sta facendo adesso. Quindi mangeremo i ravioli, quindi mandu, e poi cosa vuoi? Per me una zuppa, un kalguksu. La zuppa di tagliatelle. Zuppa di tagliatelle. Va bene, sediamoci. Mandu 하루에 몇 개씩 드세요? 진짜 계속해요? 그것도 만두가 맛있어 우리 또 안 먹어보면 알 거야. 딴집하고 틀려. 아 진짜요? 그래 만두 싸가는 분들이 많아. 포장해 갖고 가서 먹는 분들이 많아. È arrivata la nostra zuppa di tagliatelle. No,감사합니다. Wow, grazie. Sono sapori molto semplici e delicati. Questo poi è un brodo, quindi ti sa già di inverno, di autunno, una cosa calda che ti scalda il cuore. Non so come descrivere. Poi ovviamente sempre accompagnati dal kimchi,
che è il banchan, il primo pancio, diciamo, quello più importante. Di base proprio. I coreani adorano mischiare, diciamo, questo banchan con cibi un po' più delicati, perché questi sono molto forti i sapori. Sì, esatto, quindi poi compensi un po' il sapore. Allora, siamo pienette, ma sì, proprio tanto. Però vediamo se abbiamo ancora un po' spazio per un dolce. Un dolce di frattaglie. Ci devo pensare, però forse se lo vedo e se mi vediamo. Ispira, lo magari mangerò. Il piede del maiale, non so, vediamo. Ok. Andiamo a dare un'occhiata. Cicché tu che tu ti hanno chiesto? Oh sì, quello, oltre a mandare la cinesi. Eh? Ah, yokirum, yokirum sale. Salta non drogaio? Salta che... Drogaio. Ah, drogaio? È una bevanda di riso fermentata e la signora ci ha spiegato un po' come si crea, diciamo, come il processo. Si mettono insieme, si fanno bollire per un bel po'. E poi si lascia fermentare. Quando il riso, i chicchi di riso galleggiano, puoi togliere la parte sopra e poi tipo la parte che rimane sotto. Comunque a me piace, sono tipo un bubble tea però col riso. A me piace, tipo, cioè non ha un sapore molto forte. È dolce con un retrogusto di riso. Sì, ha il retrogusto di riso. Comunque abbiamo preso anche un bel dolcino, questo è il pesce di fagioli. A me piace chiamarlo pesce di fagioli, perché dentro c'è la crema di fagioli, ve lo faccio vedere. Dentro ci sono i fagioli rossi, questi di solito escono in inverno o comunque già in autunno, perché poi in estate non si trovano perché sono caldini e quindi per strada tu lo vuoi una cosa calda così, e quindi questo è proprio cibo invernale. Quindi con questo pesciolino di fagioli vi salutiamo, oggi abbiamo fatto tantissime cose. Sì, abbiamo fatto il kimchi. Che poi permesso dalla prima volta fare il kimchi, te? Io forse tantissimi anni fa ho provato una volta. Ah, sì? Sì, però quello fatto da me così tanto non l'avevo mai fatto così tanto, avevo soltanto partecipato proprio brevemente. E poi abbiamo fatto un bel giro nel mercato, abbiamo mangiato tantissimo oggi. Oggi è proprio una giornata all'insegna del cibo. Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più oggi? A me è piaciuto la frittata, il bindettok. Il bindettok è stato buono, vero? Sì. A me è piaciuto questo pesce, cioè non lo so, ragazzi, io sono proprio una fan del pesce di fagioli, lo promuovo sempre. E poi ovviamente fare il kimchi, perché è sempre bello, quindi vi consiglio, se venite in Corea, di provare a fare il kimchi. Magari ci sono tantissime attività, programmi che si possono trovare. Va bene, vi salutiamo qui, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!